Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vedete, fratelli e sorelle, Gesù non predica una parola o non annuncia una parola che manifesta diversità dalla sua vita, dal mandato o dalla sua figliolanza col Padre, il quale il Padre ha donato al Figlio tutto quello che doveva realizzare perché l'umanità potesse ritrovare la gioia, ma la gioia piena, non quella effimera, epidermica, superficiale del mondo che dura quanto una bolla di sapone, ma quella profonda, quella che sostanzia, quella che sacramentalizza, cioè la gioia che viene dal cuore del Padre, trasmessa attraverso il cuore del Figlio. Un amore capace di donarsi tutto, fino all'ultima goccia di sangue. Vedete, fratelli e sorelle, per questo Gesù insiste molto su questo. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Noi abbiamo ascoltato nella lettera di San Giovanni Apostolo che chi non ama vuol dire che non conosce il Signore, Dio, perché il Signore, Dio, è amore. Non sono parole di circostanza, ma sono verità di vita, di relazione, verità di identità umana e cristiana. Gesù ha creato l'uomo, lo ha fatto suo figlio e gli ha donato la pienezza della gioia che però l'uomo ha escluso con il peccato, lasciandosi andare alle seduzioni del maligno che viene descritto come il serpente che striscia tra le foglie quasi nascondendosi per poi apparire all'improvviso e coglierti di sorpresa in modo che tu possa essere disorientato e allettato contemporaneamente dalle vere parole. Ma sai perché lui ti ha proibito di mangiare dell'albero del bene e del male? Perché sennò diventi come lui. Allora siccome Dio è invidioso, ti ha tenuto nascosta la verità, perché vuole essere solo lui quello che determina il corso della storia. Ecco, vedete, fratelli e sorelle, il padre della menzogna sa come ingannare, sa come entrare nelle fibre dell'ingenuità, nelle cellule stanche della vita umana, per approfittare, per inquinare, turbare e per veicolare messaggi che possono grattare l'adulazione del proprio io, il piacere carnale, ma che poi ti aprono contestualmente nell'abisso della tristezza e del fallimento. Gesù vuole mettere in guardia, attenzione, chi vuol seguirmi prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ma la vostra vita deve essere piena d'amore. Un amore che sorride, non irride. Un amore che sorride di gioia. Un amore che fa pulsare il cuore di beatitudine, di letizia. E allora quando una persona è serena, anche gli occhi riflettono l'immenso cielo di Dio, che è purissimo. Se voi notate,
gli occhi di chi prega il Signore, di chi è col Signore, di chi vive la sua parola, sono occhi limpidi, emozionati, perché sono felici, perché riflettono ciò che c'è nell'anima. Gli occhi sono la finestra dell'anima, perché trasmettono l'emozione di stare alla presenza di Dio, perché dicono quanto amano Dio e quanto trasmettono l'amore di Dio quando ti guardano, quando col silenzio ti accolgono e quando le parole ti incoraggiano e ti aiutano alla misericordia, alla comprensione. Gli occhi che manifestano umile compassione, che condividono e intendono condividere la tua storia. E Gesù vuole che la nostra storia sia animata, sostanziata dalla sua storia, che è una storia d'amore infinito, lo dicevo, fino a dare la sua vita per ciascuno di noi, per tutta l'umanità. Questo è il mio comandamento. Quanta autorevolezza, quanta credibilità c'è in questo comandamento, perché lui ha dato l'esempio, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Io non devo amare una persona perché mi fa comodo, perché sostiene le mie idee, perché mi cammina a fianco anche nelle difficoltà. Io devo amare quella persona perché la sento mia e con Gesù, perché io voglio essere una sola cosa con Gesù e il Padre, con questa persona, perché questa persona mi può aiutare a vivere meglio la mia vita, a far del bene ancora di più, perché questa persona, nel caso dovesse cadere nella fragilità, può essere da me aiutata, perché il Signore mi ispira a tendere la mano, ad accarezzare con qualche parola di conforto, di incoraggiamento, di speranza, di invito al bene. E poi la bellezza della confidenza. Non più servi, padrone, servo, ma amici. Vi ho chiamato amici. Voi siete i miei amici. E Gesù è il nostro amico. E Gesù è il nostro amico. E insieme siamo la casa dell'amicizia. Che bello, fratelli e sorelle. A volte noi creiamo problematiche che ci allontanano non solo da Dio, ma anche dagli altri. Perché quando noi voltiamo le spalle a Dio, quando noi pretendiamo di prendere il posto di Dio, automaticamente vogliamo prendere il posto anche degli altri. Facilmente voltiamo le spalle agli altri, perché il nostro io è talmente assetato di sé, dell'amor proprio, che non guarda in faccia nessuno se non quelli che possono gonfiare il nostro io. E questo è quello che nessun cristiano può permettersi il lusso di concretizzare. Perché ci ha chiamati amici? Perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Fratelli e sorelle, ditemi con onestà, che cosa facciamo conoscere agli altri noi, ai nostri amici? Che cosa raccontiamo? Cosa testimoniamo? Cosa comunichiamo? Raccontiamo la parola di Dio? Trasmettiamo la grazia della parola di Dio? Trasmettiamo la luce della parola di Dio? Passa attraverso le nostre parole la carezza di Dio? E i nostri passi sono i passi missionari di Gesù per portare ovunque, fino agli estremi confini, la parola di Dio, che è misericordia, che è pace, che è gioia. Ecco che cosa noi dobbiamo chiedere a noi stessi.
Di chi stiamo parlando? Quali sono i nostri ragionamenti? Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando sentivamo quello straniero parlare a noi di Mosè, della legge, dei profeti? Stolti e tardi di cuore. E noi facciamo ardere il cuore degli altri quando parliamo con gli altri? O accendiamo il fiammifero dell'ira, della maldicenza, delle mormorazioni, dimenticando tutto quello che il Signore ha fatto per noi, per l'intera umanità? Ecco come si tradisce l'amore, come si rinnega l'amore. E allora è necessario, fratelli e sorelle, che noi non portiamo le macerie, la spazzatura di Satana, ma i frutti buoni, aromatici del Signore. Frutti buoni. Ma questo è possibile soltanto se noi ci innestiamo al suo amore. Voi siete i tralci, io la vite. L'immagine è calzante. La vite, se attaccata, se abbracciata ai tralci, i tralci producono frutti perché sono piene di linfa feconda. E così è l'amore di Gesù che ci mostra nell'amore del Padre e vuole che anche noi siamo radicati in quell'amore per essere una cosa sola, col Figlio e col Padre, e tra di noi una sola vita, un solo progetto, un solo amore, perché una sola è la fede, la speranza e la carità. E l'ultima che possa essere vissuta con la gioia piena è la consapevolezza di non perdere questo patrimonio, ma di valorizzarlo fino ad annullarci ed essere così anche noi sacramento di gioia piena.